Nell'arco di 10 giorni che vengo in Veneto sul tema acqua, abbiamo inaugurato la prima opera idrica PNRR Canale Lab per l'agricoltura, soprattutto Verona, Vicenza, Padova, visto che ci aspetta, ahimè, un'estate secca. Speriamo che il buon Dio ce ne mandi tanta prossimamente, altrimenti è un problema. Abbiamo già in calendario una riunione sul decreto acqua, sull'emergenza acqua, settimana prossima per partire con la cabina di regia ed eventuali commissariamenti, perché la terra ha sete, soprattutto nelle regioni del nord. Devo dire che arrivo da un Consiglio dei Ministri ieri bello, perché si è messa la timbratura finale sul progetto di autonomia che entro il 2023 dovrebbe finalmente vedere la luce. Penso che sia un riconoscimento anni e anni. Vadano all'estero a fare esperienze su questo fronte, opere pubbliche, infrastrutture, strade, autostrade, ferrovie, ponti. Ieri nello stesso Consiglio dei Ministri dell'Autonomia abbiamo approvato il punto di partenza dopo 50 anni di chiacchiere di un altro ponte ambizioso che unirà finalmente pezzi d'Italia, che avrà bisogno di ingegneri italiani e da tutto il mondo che verranno a Treviso piuttosto che a Messina a studiare e a dar forza al proprio impegno e alla propria bravura. Quindi io penso che potrà essere un periodo eccezionale, nonostante i problemi, nonostante la guerra, nonostante la siccità, nonostante l'inflazione, nonostante il costo della vita e dei mutui. Io penso che se ci metteremo pancia a terra nei prossimi anni avremo uno sviluppo eccezionale. Io stamattina ho cominciato dal porto di Trieste, dove anche lì ci sono investimenti incredibili. Poi sono passato dall'interporto di Gorizia, ormai vado a raccogliere segnalazioni per sbloccare. Lì c'è una bretella di 1,4 km che è da 5 anni che attende di vederla luce. Due telefonate, un po' di stalking, un po' di molestie telefoniche, poi le cose ripartono. E non l'abbiamo detto col sindaco, perché a noi piace dire le cose quando si sono fatte, non quando si faranno. Ieri è arrivata l'autorizzazione del ministero per il via definitivo alla progettazione del quarto lotto della tangenziale di Treviso, che mi sembra fosse atteso per l'aria, perché ti toglie un bel po' di traffico leggero e pesante dalle vie del centro. Quindi penso che sia, nonostante per gli scaramantici venerdì 17 non sia il massimo della vita, però penso che sia un bel modo di trovarsi in quest'area verde oggi pomeriggio. E devo dire che Regione Veneto in generale e le amministrazioni locali in particolare, a partire da Treviso, sono un modello non solo per le classifiche europee, l'impatto ambientale e quant'altro, ma di buona amministrazione, anche perché l'opera con cui partite oggi probabilmente non è il classico da inaugurare dove i ministri negli anni sono passati, perché si tratta pur sempre di una fogna. Però è fondamentale per la qualità della vita, per la qualità dell'aria, per la qualità dell'acqua, per arrecare meno disagi possibili ai cittadini durante la lavorazione. Quindi mi prenoto, ho sentito non 10 mesi, 9 mesi mi sembra, fine lavori, mi sembra di aver capito. Sto scherzando, no, non stiamo. Già visti i tempi che corrono, arrivare puntuali, visto il costo materie prime e l'incremento prezzi, mentre vi ascoltavo, stavo sorridendo, fra virgolette, perché settimana prossima dovrei portare in Consiglio dei Ministri la versione finale del nuovo codice dei contratti pubblici e anche lì tenere insieme le esigenze dei comuni, delle province, delle regioni, delle imprese, degli artigiani, del comparto edilizia. Non è opera semplice, però penso che verrà approvato un codice degli appalti nel nome dell'efficienza, della modernità, che permetterà ai sindaci di eseguire i lavori anche senza passare obbligatoriamente per gare sotto una certa soglia, e garantendo l'appalto a chilometro zero. Io ritengo giusto che sui territori lavorino principalmente aziende dei territori. Ministro, do il primo colpo di penna insieme.